Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in quello che sarà. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sulle mod di Dragon Ball Xenoverse 2. Quest'oggi vi porto una mod targata Mastacro. Ebbene sì, eccoci qua con un personaggio di Dragon Ball GT. E stiamo parlando ovviamente di Mathchi. Mathchi era la frusta praticamente del gran sacerdote di Lud, del dio della distruzione Lud. Quello che si cibava di bamboline, tanto per intendersi, che poi erano le persone stesse trasformate in bamboline e lui assorbiva la loro energia. Comunque, ora andremo a provarlo in un breve allenamento. Queste sono le sue tecniche: piattino della furia, esplosione atomica, stella gemella delle tenebre, carica massima ovviamente. Dopo come tecniche finali abbiamo l'onda energetica alla massima potenza e l'impeto dell'oscurità a distanza, ragazzi. Allora, mi raccomando ragazzi, ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio ed inoltre vi invito, se non siete ancora iscritti, ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi video. Allora, boh, Chiagari! scegliamo uno a caso, tanto devo solo mostrarvelo ora come ora. Sa, boku ga aite da! Allora, eccoci qua, togliamo tutto come sempre. La moda è davvero ben fatta, a mio parere. Boh, sì, gli mancherebbero le fruste, ma va bene, dai, accettabilissima, anzi. Questa era la combo base. Ora andiamo con la combo pesante. Ok. Una presa. Ora, piattino della furia. Proviamo l'esplosione atomica. La stella gemella delle tenebre. Bella, mo la carica massima, ragazzi. Sembra avere l'aura del Super Saiyan di quarto livello. Ma non vorrei sbagliarmi. Allora, l'onda energetica alla massima potenza. E poi abbiamo l'impeto dell'oscurità a distanza. Ok, possiamo tornare a Canton City e andare a fare una vera e propria battaglia con il nostro cattivo. Allora, ovviamente come avversari sceglieremo personaggi di GT, ragazzi. Allora, scegliamo il nostro carissimo Mattci Oh! e mettiamo contro di lui Trunks GT per adesso e poi faremo contro Goku GT. Ore ga shikkari shinai to. Allora, con lui combattiamo. Combattiamo? Qua. No. Vediamo se abbiamo una mappa che può stare bene. Ma sì. Combattiamo qui sulla terra di un'era ignota. Mamma mia, però è inquietantissimo da vicino. Frank ci colpisce per primo. Ok. Atomica è andata a segno. Ok,
Ok, bene. Siamo riusciti a fare qualcosa. Guarda, non ce la stiamo cavando male, è contro Kratos, davvero. Allora, carissimo Trunks, addio, anche se so che non ti girerò questa tecnica, di fatti è voi. Magari se non ci batte, intanto che noi recuperiamo il vigore, si è trasformato in Super Saiyan Trunks, benissimo. L'importante è non farsi colpire dalla sua tecnica finale. Ho paura che ci farà la foglia, ragazzi. Ci fa la foglia, ragazzi. No, 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 no. E invece no, e invece no. Siamo riusciti a sconfiggerlo ugualmente, benissimo. L'unica roba che mi mette un po' di timore è il fatto che se Trunks ci ha messo tanto in difficoltà, Goku... Goku dovrebbe bastonarci di brutto. Allora, dovrebbe sì essere questo. Allora... E con lui siamo sul pianeta degli Tsufuru, che finora è l'unica mappa di GT che c'è nel gioco. Xenoverse 2 comunque per lui sono state annunciate dei nuovi DLC. Vedremo il primo personaggio confermato, è stato, porca miseria, Baby Vegeta, Super Baby Vegeta di secondo livello, cioè 2. Praticamente quello trasformazione completa, non scimmione, quello precedente al scimmione. E c'è una possibilità, si spera, che magari possano aggiungere più personaggi di GT, a dire il vero, come qualche drago o qualche nuova anche skin per ovviamente Gohan, Goten, Gohan e Goten. Comunque sì, so che molti dicono GT fa schifo, GT è canonico, e ok, va bene. Ovviamente ognuno ha i suoi gusti, non dico niente. Bisogna anche dire però che se non c'era GT non c'era quel figo del Super Saiyan quarto, di quarto livello, scusate. Comunque. Ok, siamo riusciti a colpirlo, vediamo se Goku si trasforma, no? Sì, si è trasformato alla fine. Ok. Sei il mio Goku, addio. E siamo riusciti a sconfiggere anche Goku. Benissimo, benissimo, benissimo. Ok. Ovviamente spero che l'episodio, ragazzi, vi sia piaciuto. Non vedevo l'ora di trovare questo personaggio per portarvelo. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie. Inoltre vi invito ad iscrivervi se non siete ancora iscritti al canale per non perdere nessuno dei prossimi episodi, ragazzi miei. Grazie ancora, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao e grazie!